Benedizioni. Beh, allora, queste feste, adesso le feste, diciamo un po', le festeggiamo, non le festeggiamo, poi che c'è gente che si lamenta, gente che comincia a dire come le feste, come mi hanno scritto, no, guarda, quando ho scritto buone feste, l'avete letto, ma sei evangelico? No, buone feste. Beh, allora, sottolineiamo prima una cosa. Innanzitutto, siamo dentro, c'è il lockdown, ci sono le feste. Queste feste tante le usano solamente per mangiare, 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 scambiarsi i regali. Tanti, in tante case, non parlo di cristiani quantomeno, ma tanti, in tante case, festeggiano il Natale e pensano al bambinello, la nascita di Gesù, però in realtà, parliamoci chiaro, qui tutti festeggiano, ma il festeggiato mai sta in casa, no?
Oh. Noi invece, noi cristiani, nati di nuovo, Gesù lo festeggiamo tutti i giorni, perché è una festa. Lui da quando è nato, ma soprattutto da quando è nato dentro il nostro cuore. Siete d'accordo con me? Quindi per noi è festa tutti i giorni, lo dobbiamo ringraziare tutti i giorni, altrimenti non saremmo qui. Però sicuramente, diciamo che la festa ancora di più per noi cristiani da festeggiare, più che il Natale. Sì, va bene il Natale, perché poi il 25 non è neanche la data di nascita di Gesù, non lo sappiamo, perché Gesù a quanto pare dovrebbe essere nato tra settembre e ottobre, perché come dice la Bibbia i pastori addirittura dormivano fuori con le loro pecore, quindi insomma a dicembre la vedo dura che i pastori dormono fuori, quindi già capiamo che la temperatura è diversa. Ma il 25 è una festa pagana, il 25 dicembre, no? È nato il Re Sole. E quindi con tutti i vari dei, le cose, eccetera, eccetera. Poi hanno parlato anche dell'albero di Natale. Sapete che l'albero di Natale con l'oro, l'argento, tutti questi colori, proprio rappresentava tutte le volte l'abete, il pino facendo questo, là, di nuovo è come se rievocavano la nascita del Re Sole. Quindi potete immaginare. Io sono sei, lo dico io personalmente, sono 6 anni da quando mi sono convertita che non faccio più albero di Natale, come vedete non c'è niente, altrimenti avrei messo l'alberello di Natale qui dietro, però poi ognuno è libero, ci mancherebbe, e come anche quando ci sono no, statue, quadri, se non è rivelazione, quando è rivelazione togli assolutamente tutto. Questo per dirvi, la Pasqua, per noi ancora di più la Pasqua, quando Gesù muore e risorge. E proprio sconfigge Satana alla croce, e questa è la festa ancora più importante per noi, perché grazie a quel sacrificio noi siamo liberi, siamo salvati e siamo qui. Quindi, ancora di più per noi credenti, credo che sia poi ancora più importante la Pasqua. Però, detto questo, voi sapete che c'è un ospite, oggi siamo Made in Italy, perché insomma in questi mesi stiamo anche ospitando tanti in tutto il mondo. Che si collegano e gloria a Dio, il Signore veramente l'ha strappati dall'inganno, dalle tenebre. Oggi abbiamo un italiano che è di origine siciliana, ma vive al nord, poi dopo ci racconta la sua storia, è molto forte. E pensate, si è sposato a settembre con una donna, infatti dopo vedremo anche la moglie, ma proprio per questo io innanzitutto vi voglio far salutare Jonathan e i ragazzi e abbiamo con noi anche il nostro Marcello che è un altro ex gay che si è Ciao. sposato. Eccolo, adesso vi presento tutti. Jonathan, se fai la grigliata, intanto ti saluto Jonathan, io voglio Ciao a salutare tutti tutti quelli ragazzi. Bello collegati. stare con voi. Ciao Johnny, in Sardegna si è mangiato di tutto e di più, io lo so. Sì, verdure, carotine, cose del genere. Verdure e carotine, sì, ci credo proprio. Verdure e carotine, a Natale non si è mai visto, però va bene, perché tanto noi italiani siamo famosi, no? All'estero per essere magnaccioni, quanto mangiamo, mamma mia, è vero. Io voglio salutare tutti i ragazzi innanzitutto. Per ultimo saluto Marcello, perché con Marcello voglio. Ah, vedo anche collegato Giacomo, ecco perché. Giacomo, ci senti? Ci Sì, sei? mi sento. Perfetto. Allora, Damar che si è tagliato i capelli, lui è parrucchiere, lo sapete, parrucchiere, cuoco. Ciao a Damar, tutti. si è tagliato i capelli da solo senza specchio. Io mi lo taglio e mi tocco con la mano così, mi passo la macchinetta e mi vado toccando con la mano. Damar, benvenuto. Un'altra diretta benedetta dal Signore, che Dio benedica il nostro ospite di oggi e Dio benedica tutti. Amen. Allora, poi abbiamo Cristian. Eccolo il nostro Buonasera, Cristian da ciao a Napoli. Io tutti. vi devo dire che Damar, innanzitutto, prima di passare a Cristian, sta a Roma, perché da Isernia si è trasferito a Roma e il Signore me l'ha donato perché è nella mia stessa chiesa. Quindi lavoreremo tanto per il Signore insieme. Sono veramente grata al Signore per questo dono meraviglioso. Perché Amen. lui, vi ricordo, è un ex transgender, e qui è stato per 25 anni un transgender, si chiamava Vanessa, ecco,
quindi ha trascorso periodi di prostituzione, di droga, ma il Signore l'ha liberato completamente da tutto questo, quindi sarà un aiuto molto molto importante anche per me in chiesa, quindi lavoreremo insieme come una squadra per il regno e per aiutare tutte quelle persone che hanno bisogno. E Christian invece è da Napoli, altro ragazzo meraviglioso che ha un cuore per le anime. Io so che lui ha proprio, ogni volta che sente qualcuno sta lì che prega, che intercede, poi lo sento che combatte, che caccia demoni, sgrida. Christian. Sì. Meraviglioso, un cuore d'oro, devo dire, un ragazzo meraviglioso. Poi abbiamo le due donzelle, come le vedete qui, Francesca e Federica. Mi è andato bene stasera, perché poi io chiamo Federica, Francesca e Francesca. Eccole qui da Napoli anche loro, entrambe, pensate, ve le ricordo un attimo, entrambe, tutte e due ovviamente, una ex lesbica, l'altra ex bisessuale, ma entrambe da piccoline sono state abusate, quindi abusate fisicamente da chi, da un parente, chi da un amico del padre, insomma, eccetera eccetera, quindi sono... Ah, vi ricordo pure, ecco che Jonathan me l'ha appena ricordato, siamo anche live su Nausica della Valle TV su YouTube, quindi oggi è il primo giorno che ci colleghiamo anche in contemporanea su YouTube. Ciao Fede, ciao Fra, tutte e due, benvenuti anche a voi. Oh, prima di presentare l'ospite, che come vi ho anticipato, insomma a settembre si è sposato fresco fresco, che adesso ci presenterà anche la moglie, abbiamo noi Marcello, e approfitto anche a presentartelo, Giacomo. Marcello è un altro meraviglioso figlio di Dio, che è stato anche lui nell'omosessualità, è un ex gay anche lui, ma è sposato e ha anche un figlio, anzi ce n'ha due. Ce n'ha due, due, quindi questi giorni di festa li hai passati proprio a casa come una vera famiglia bella. Raccontaci un attimo com'è questa vita nuova completamente. Questa è una grande speranza anche per tanti ragazzi, sia tu che Giacomo, tanti ragazzi che vivono l'omosessualità e che sanno che primo ci possono uscire benissimo, se ne può uscire grazie al Signore, e poi ci si può fare una famiglia, si può sposare, puoi avere figli, insomma, Per me la famiglia è stata sempre il mio obiettivo, no? Anche durante, quando avevo attrazioni omosessuali, combattimenti, è sempre stato un desiderio dentro di me, no? Di essere padre. E poi all'improvviso, è come se all'improvviso, dopo, quando tu segui Dio e fai quei piccoli passi, sai, di ubbidienza anche, all'improvviso mi sono ritrovato con questa famiglia che io dico, wow, è stato davvero un regalo da parte di Dio, no? Ed è un'avventura, è un'avventura perché non solo per il sacrificio che fai, perché fai tanti sacrifici avendo anche una famiglia, avendo dei figli, però ti viene dato tanto in cambio, ti viene restituito tanto amore da parte della moglie, da parte dei figli, ed è davvero un traguardo che io auguro a tanti di quelli che stanno lottando con attrazioni omosessuali. E davvero voglio dire che ne vale la pena combattere, ne vale la pena davvero affidarsi completamente a Dio, perché io davvero penso che la famiglia è il regno di Dio sulla terra, no? Bravissimo. Quando noi viviamo famiglia non stiamo facendo altro che vivere il regno di Dio nelle nostre case, in qualsiasi posto noi dove siamo. Quindi senti, davvero... ma hai per caso, adesso noi andiamo sempre molto a braccio, no? Non è che prepariamo le cose, quindi molto live, quindi ci vivete così come vengono. Hai per caso tua moglie nei paraggi lì con i bimbi? Sì, è nell'altra stanza, ma ci posso andare. Vedi un po' se la linea ti regge, perché tu sei, ci stai, lui si è collegato e vive in Germania, Marcello. Che... mia moglie sta allattando adesso. Ah no, beh, non è il caso, in questo momento, ecco, c'è una frase, non è il caso, ok, magari dopo la facciamo vedere, la salutiamo anche in diretta, ci fai vedere i tuoi bimbi. Allora, è il momento, grazie Marcello, è il momento di presentare il nostro ospite, meraviglioso, viene da, adesso in questo momento sta in Reggio Emilia, adesso ci spiegherà, sì, Giacomo Del Rico. italiano, perché qui ce ne abbiamo tanti ancora che devono avere il coraggio
di testimoniare. Io, cioè, ne ho 25 ancora da parte che non hanno ancora mai testimoniato, italiani intendo. Speriamo che piano piano prendano coraggio per poter veramente dare gloria al Signore in diretta, perché tante volte anche in alcuni posti, in alcuni luoghi dell'Italia c'è ancora questo oddio la gente che dice, oddio la gente che dice, a noi qui, alla gente, cioè se il Signore ci ha liberato, quello che eravamo prima, come dice la parola, tutte le cose vecchie, no? Sono passate, ecco, sono tutte nuove, e allora diamo gloria a Dio per questo. Giacomo, giusto, siamo desiderosi di ascoltare la tua testimonianza, innanzitutto benvenuto. Grazie. Davvero è un onore, una gioia enorme essere qui, che veramente averti con noi e insieme a te innalzare il nome del Signore, il nome di Gesù, e dare gloria a Lui per quello che ha fatto e continua a fare nella nostra vita. Ok, allora prima di tutto volevo salutare tutti e grazie veramente per questa opportunità che mi state dando. Per me è la prima volta a farlo proprio così, in modo, cioè no, forse non è la prima volta, ma è tra le prime volte farlo in modo così pubblico, diciamo. Però per me è un enorme piacere e privilegio poter raccontare soprattutto quello che Dio ha fatto nella mia vita. Una sola cosa volevo dire, quando hai detto le mie origini sono napoletane, non siciliane. Questo no, perché per amore ti voglio bene. Ah, tu sei napoletano, ma infatti dall'accento sentivo, dico, ma perché siciliano? Non lo so perché ho pensato, sì. Tu sei napoletano, napoletano, quindi... Ok. No, vabbè, però non ci mancherebbe, però comunque. Quindi qui hai tre napoletani, Federica, sì, infatti, Francesca e Christian, ok. E salutiamo tutti i napoletani, che sono sempre particolari e speciali, perché veramente se ne inventano di ogni. Scusami, no, quattro napoletani. Quattro, è vero, perché però... anche Jonathan, nonostante vive in Sardegna, è napoletano. Viva Napoli a sto punto, vince Napoli, ok. Allora, Giacomo, chi era Giacomo? Già tu sei nato da una famiglia particolare, che dopo il Signore ha fatto grandi cose. Raccontaci un po'. Allora, proprio come stavi dicendo, sono nato in una famiglia di tossicodipendenti. I miei genitori già nella loro, diciamo, adolescenza hanno iniziato a fare uso di droghe, e fino poi ad arrivare all'eroina, e quello è stato un po' il percorso che hanno seguito per ben lunghi 20 anni. Diciamo che in tutti questi anni hanno pensato sempre di trovare un rimedio. Non ci sono quasi mai riusciti a trovare un rimedio, pensando poi di voler creare una famiglia, sposarsi, avere dei figli, pensando che questo fosse un rimedio, ma invece nemmeno questo è stato un rimedio. Infatti i miei genitori avevano, gli era stato parlato di Gesù nel 1980, e mio padre era una persona molto... chiusa nei confronti di qualsiasi religione, non ha mai creduto in nulla, anzi lui credeva molto nelle filosofie orientali, nel buddismo, nello spiritismo, e quindi questa era la sua religione, il suo mondo nel quale si rifugiava. E, quando gli hanno parlato di questo Gesù, lui non, sinceramente non ha creduto, ma chi gli ha parlato di Gesù erano due suoi amici che facevano di eroina come lui, e manco a farla apposta si chiamavano Arcangelo e Gabriele, questi due amici. Pensa! quindi, mio padre all'epoca aveva un piccolo negozietto a Napoli di articoli da regalo, argenteria, ma già stava andando in fallimento perché tutto quello che guadagnava lo spendeva insieme a mia madre per la droga. E quando gli hanno parlato di questo Gesù, lui gli hanno regalato una Bibbia e dice che per rispetto non gliel'ha strappata davanti perché erano suoi amici. Però se l'è tenuta lì, e nel bagno del suo negozio lui iniziava a leggere questa Bibbia, e quel libro gli ha iniziato a parlare, soprattutto quando è arrivato nel Vangelo di Giovanni, dove leggeva di Gesù che aveva dato la sua vita per lui, e lui ha avvertito proprio ad un certo punto in quel bagno una voce che gli dicesse: io l'ho fatto perché ti amo. Questo è quello che ha cambiato totalmente la sua vita. Infatti quando ne ha parlato con mia madre gli ha detto, l'unica risposta che ha potuto dare, ha detto: Antonio, secondo me
l'eroina ti ha fulminato il cervello, perché è impossibile che tu mi dici una cosa del genere. Però lei, curiosa di questa cosa, ha cercato di seguire un po' mio padre e ha capito che veramente nella vita di mio padre stava avvenendo qualcosa che lei non riusciva a comprendere. Fino a che poi insieme Dio ha trasformato la loro vita, li ha totalmente liberati da questa situazione di tossicodipendenza. Loro sono usciti fuori, è vero che c'è voluto l'aiuto della fede che cambia ogni cosa, ma anche la loro volontà di voler cambiare. Questo ha, diciamo, sono stati due ingredienti essenziali per avere un cambiamento proprio radicale nella propria vita. La loro vita è cambiata, ma dopo qualche anno, poi presi di nuovo dalla droga, dal proprio, tra virgolette, sono ricaduti, tornando poi in una condizione peggiore di prima, perché mio padre poi aveva preso a spacciare, a rubare, si era creato proprio delle piazze di spaccio. Questo aveva un po' distrutto, aveva messo in crisi sia la famiglia di mio padre che la famiglia di mia madre, al punto che le due famiglie si odiavano a morte. Vedi, questo che tu stai dicendo, Giacomo, questo che tu stai dicendo conferma ancora di più la parola, no? Che quando dice che quando una persona è liberata, quindi diciamo l'uomo forte lascia la casa, quindi il demone parliamo, no? O i demoni, se non la riempi con lo Spirito Santo e con la parola, quella è vuota, come dice la parola, è spazzata, adorna, la ritrova il demone che ritorna, dice fammi andare a vedere, e se è spazzata e adorna, si porta altri 7 demoni più forti e la condizione della persona peggiora. Ecco che tuo padre, ricadendo, ha fatto di più di quello che faceva prima. Sì, no? Sì, di più di quello che faceva prima. Al punto che poi avevano deciso di sposarsi, si sono sposati pensando di sistemare la situazione nell'88, ma alla fine non hanno sistemato nulla. Poi mia mamma rimase incinta di mia sorella nell'89 e quando è nata mia sorella doveva nascere o con delle crisi d'astinenza o con delle malformazioni, perché mia madre si era drogata durante tutto l'arco della gravidanza. Wow. Dei 9 mesi, ma mia sorella proprio per miracolo, per la fedeltà di Dio, non è nata né con delle crisi d'astinenza e né con delle malformazioni. E poi nel 92 sono arrivato io in questa famiglia, pensando che il secondo figlio potesse raddrizzare un po' le cose della famiglia. Invece mia mamma ha avuto la geniale idea, diciamo così, di farsi di eroina proprio un'ora prima che io nascessi. E quando è successo questo, ovviamente lei ha rischiato la vita sia lei che io, che ero un bimbo nella pancia. E infatti i dottori le avevano detto che non sapevano se viveva lei o io, ma alla fine siamo vivi tutti e due. E io sono qui appunto vivo e lo posso raccontare, testimoniare che Dio è stato veramente buono con me e con noi. E da lì però è iniziata poi una fase critica della mia famiglia. Mio padre ha lasciato la nostra casa, lui amava girare per l'Italia col sacco a pelo, i concerti, la musica rock, quindi è sparito un po' dalla zona. E io sono cresciuto poi ovviamente senza vedere la figura di mio padre in casa, anzi mia madre era riuscita nel 96 da sola, tramite l'aiuto di mia nonna, a venire fuori dalle crisi di astinenza. E da lì però ovviamente mia madre ha cresciuto mia sorella e io sono stato cresciuto da mia nonna. Quindi per me mia nonna faceva da madre. Papà ormai? Papà no, io non me lo ricordo solo quando ho iniziato ad avere l'età di 6-7 anni, mi ricordo di mio padre. Mi ricordo di mio padre perché andavamo nella comunità di recupero dove lui era, nella provincia di Lecce, e io mi ricordo da bambino che guardavo da dietro alla macchina mentre lo salutavamo, e questo mi creava una ferita dentro, che dicevo: perché devo lasciare mio papà e andare via? Però erano quelli pochi momenti dove potevo vederlo. Da lì diciamo che è iniziata poi la mia crescita, sono stato con mia nonna, anzi grazie a Dio per la nonna che ho avuto, che è stata comunque una nonna che ha cercato di educarmi, insegnarmi. Quindi diciamo Giacomo, sei cresciuto con 3 figure femminili, cioè la mamma, la nonna e tua sorella. Sì, e poi anche nella famiglia avevo tutte cugine donne, io ero l'unico maschietto. Vedete che tutto torna, ci fate caso voi che ci seguite quando sentite le testimonianze? Ecco, lui è stato omosessuale, la figura del padre è mancata, la figura dello stesso sesso.
Ma prosegui, vediamo. Sì, e poi crescendo con mia nonna, lei ha cercato di darmi degli insegnamenti morali, comunque educativi, di religiosi, quelli che lei riteneva meglio, no? E ha cercato poi di trasmettermi anche un po' la sua forte devozione alla Madonna di Pompei, cercava un po' di trascinarmi in queste cose, anche se io da bambino un po' la seguivo, mi piaceva, però avevo avuto l'opportunità di frequentare anche una chiesa evangelica, e lì frequentavo una piccola classe, dove piccola, oddio, eravamo più di 50 bambini, dove ci parlavano ogni domenica pomeriggio di questo Gesù, no? Dei miracoli che faceva, delle cose che poteva, delle cose che trasformava. E io da piccolino ho ricevuto tutti questi semini buttati da qualsiasi parte. Però ovviamente sono arrivato poi all'età di 10 anni, dove mi confrontavo con me stesso, con quello che mi circondava. Ero cresciuto con una mentalità una mentalità più avanti rispetto all'età che avevo, perché ovviamente mia nonna lavorava al Policlinico di Napoli, quindi lei spesso mi lasciava da solo, le notti ero da solo. Immaginate un bimbo a 6 anni, 7 anni rimanere da solo. Che responsabilità, le chiavi, stai attento quando esci di casa, non lasciare niente aperto, ricordati di tenere sempre con te le chiavi. L'unico incubo mio forte erano le chiavi di casa, quelle non le dovevo mai perdere. Ormai te l'avevo inculcato, lì sì, era un trauma. Aspetta un secondo, Giacomo, sì. Perché è importante dei passaggi che stai dicendo. Tu hai detto, vedi, da piccolino tutte queste informazioni, no, di la scuola domenicale, quindi si parlava di Gesù, eccetera, erano tutti semini, come hai detto te, che erano stati piantati. Come sì. Vedi, dopo, nonostante tu nel mondo hai fatto la tua vita, eccetera, eccetera, ecco che quei semini non sono mai a vuoto, quindi questo è un messaggio anche per le mamme, che dovete portare i vostri figli, veramente lasciarli nella scuola domenicale, insegnargli la verità sin da piccoli, perché fuori lo state vedendo, nelle scuole insegnano altro, ormai insegnano il gender, quindi figuriamoci, ma dobbiamo assolutamente prepararli, perché quei semi non sono mai buttati, mai messi a vuoto così. Signore dice, ogni seme porterà il suo frutto. Quindi, se non è subito, però quelli, vedi, quel seme ti ha richiamato, quei semini ti ha richiamato, avevi già un imprinting, sì. Esatto. E che cosa è successo, quindi? Niente, poi è successo che, appunto, come stavo raccontando, fino ai 10 anni ho ricevuto un po' tutti questi insegnamenti, quelli di mia nonna, quelli di questi amici che mi parlavano di Gesù che poteva fare tutti questi miracoli. Da un lato avevo anche dei parenti di mio padre che erano testimoni di Geova, quindi ognuno di loro a modo loro cercava di portarmi un po' qualcosa che potesse farmi crescere nel migliore dei modi. Anche se devo dire che io ero molto in crisi con me stesso, perché dicevo, allora se Dio esiste, come mai la mia famiglia è così? Come mai i miei genitori sono così? Quando mio padre è ritornato a casa, apro solo una parentesi e la chiudo subito, più o meno nel 98-99, loro è vero avevano lasciato la tossicodipendenza, ma era entrato però un altro problema nella casa, che litigavano sempre, spesso arrivavano alle mani, e io e mia sorella eravamo un po', diciamo, spesso dovevamo assistere a queste scene di violenza tra mamma e papà, e mi ricordo che queste cose mi ferivano tantissimo dentro, facevano nascere in me una rabbia molto forte, perché dicevo, com'è possibile che avviene tutto questo e non c'è mai una soluzione? E lì allora ho iniziato a pensare che Dio non esisteva, e che se Dio esistesse, si faceva i fatti suoi, non, di sicuro non era interessato a quello che ci accadeva. Mi creava rabbia questa cosa, e me la prendevo, l'unico che me la prendevo era proprio Dio, dicevo, è impossibile. Se Dio non quanta esiste. Misericordia che c'è Dio, il lavoraccio brutto sporco lo fa Satana, ma sempre con Dio se se la prende uno, sempre con Dio, Satana non lo calcola nessuno, cioè proprio, e lui lavora sotto, no? E lui lavora. Infatti. Però poi in quel periodo, dai 10 anni, diciamo che io ho iniziato a notare poi una certa attrazione verso anche i maschietti della mia classe di scuola. Li guardavo, mi piacevano, li guardavo proprio con attenzione. Mi piaceva vedere anche i maschi, e questa cosa qui dentro di me mi portava in crisi.
perché dicevo no, ma va bene, non va bene, è normale, non è normale, cosa mi sta succedendo? Avevo proprio un, cioè, come dire, una guerra proprio nel cervello. Cos'è che ti attraeva di questi ragazzini? Cosa eri colpito, eri attratto? Ero colpito dal fisico, magari se c'era qualcuno che aveva gli occhi belli, tutte queste cose qui, no? Andavo a guardare molto questi aspetti, il carattere, perché io da piccolo mi avevano soprannominato il terremoto, così mi chiamavano. E quindi invece mi piacevano le persone, se c'erano persone vivaci, molto socievoli, cioè persone così comunque. E quando vedevo ragazzi così, questa cosa mi attirava sempre di più. Però da un lato non mi esponevo mai, prima di tutto perché magari dicevo, sono piccolo, non voglio dare fastidio, ma nella zona dove abitavo avevo tanti amici e lì frequentavo persone più grandi di me, persone che magari potevano avere anche 4 anni, 5 anni in più di me, quindi 15, 16 anni, giocavamo insieme, stavamo insieme e con queste persone qui io mi paragonavo sempre a loro, no? Volevo fare quello che facevano loro, volevo diventare come loro. E quindi col cervello c'è perché loro ai tuoi occhi com'erano? Ti davano sicurezza, erano più sì, forti? Per me loro mi davano sicurezza, li vedevo forti, allora dicevo se divento come loro sono anch'io forte come loro. Poi ecco, mi piacevano... la domanda è, no, per far capire sì. Anche a chi ci segue, no? Sì. La domanda è, tu ovviamente noi siamo attratti da ciò che ci è mancato dall'infanzia, tu ci hai raccontato che è mancata la figura di tuo padre, tuo padre ai tuoi occhi, essendo un tossicodipendente, il recupero lo vedevi debole, ovviamente, non avevi ricevuto sicurezza, protezione, no, da parte di tuo padre, perché se, ecco, vedi che poi l'attrazione, chi ti attraeva? Ti attraeva coloro che erano, ti davano sicurezza, erano forti, no, anche da somigliare anche a loro, no, quello che non hai ricevuto, e questo è, si ripete sempre. Sì, infatti. E poi diciamo che io lo dico perché per coloro che ci seguono, io lo ripeto sempre, noi stiamo facendo queste dirette non solo per aiutare coloro che sono omosessuali e che quindi vogliono uscire da questa condizione, capire anche perché uno è omosessuale, ma anche per tutti i credenti, i ministri, le leadership, per capire appunto e avere un quadro chiaro di come seguire gli omosessuali e perché uno è arrivato a vivere una vita da omosessuale, perché come se ci fate caso, un po' le storie sono un po' simili, no? Chi è un po' peggio o meglio, perché chi ha subito anche abusi e stupri di gruppo, poi nella droga, prostituzione, eccetera, eccetera, però di base c'è sempre, vedete, questo, come dicono proprio gli psicologi, l'omosessualità è più un disagio, un disturbo omoaffettivo, cioè una mancanza di amore, d'affetto, d'attenzione, soprattutto dal genitore dello stesso sesso. Ovvio che può ci sono degli aggravanti, perché può avere, tanti di voi me lo potete anche dire, magari avete avuto un padre che non era o non era presente o magari come così, c'era o non c'era, ma la mamma era più forte, era quella che un po' stava lì che governava la casa, che comandava anche sul papà quasi, no? E io penso che la gran parte hanno avuto anche questa rappresentazione della famiglia, questa mamma forte, tanti da voler somigliare proprio alle donne perché pensano la donna è ancora più forte, no? Perché non hanno avuto un esempio di un papà che gli dava sicurezza, che reagiva, che o no? Che dici, Giacomo? Sì, no. Infatti io vedevo anche mia nonna, una donna molto forte, che aveva superato tantissime cose nella vita, dal fatto che era una ragazza madre ad arrivare ad avere una figlia tossicodipendente, una famiglia distrutta. Io e lei vedevo una donna molto forte, un po' lei era anche la mia ispirazione, no? Quindi dicevo, da grande anch'io come lei. Voglio essere anch'io come lei, ecco, vedi, e infatti. No, era andata un attimo via la comunicazione. Infatti lei è stato un po' il punto centrale di tutta la mia prima parte dell'adolescenza, da quando ero bambino fino all'adolescenza è stato un po' il perno principale che mi ha sostenuto, me ne ha date di mazzate, però diciamo che mi hanno aiutato a crescere. A crescere! Sì, addirittura una volta mi ha anche buttato fuori di casa mettendo i miei vestiti
in un sacco nero della spazzatura, dicendo: se non la smetti di essere, lei mi diceva, un delinquente, io ti mando fuori di casa. Diciamo che un po' tutte queste situazioni mi hanno portato poi a fare due conti con la mia vita e a dire: ma cioè, proprio la mia vita in tutto questo che senso ha? Tutto quello che io, che senso ha? Non riesco a, non ho una famiglia, non odio addirittura proprio l'esistenza della famiglia, non sopporto quelli che hanno madre e padre perché io non li ho mai avuti e non capisco perché li devono avere gli altri. Sono cresciuto con una nonna e mi sono dovuto fare la vita da solo. Allora tutte queste cose qui mi hanno portato a diventare poi una persona molto molto ribelle. Infatti poi verso l'età di 11 anni lì poi ho preso la mia decisione, ho smesso di combattere con la mia mente, ho detto: io sono così, mi piacciono i maschi, voglio andare avanti per quello che sono. E ho iniziato da piccolino, anche se negli anni più o meno nel 2000 tra virgolette la pornografia non era così facile come è facile adesso trovarla con un click, però si cercava tra amici, così, quelli più grandi, no? Si cercava sempre di trovare qualcosa che potesse comunque un po' aiutarmi, soddisfarmi, e io ero diventato molto legato da questo aspetto della pornografia, della masturbazione. Erano proprio delle cose necessarie, dovevo proprio, era un po' la mia droga tutto questo. Fino a che poi lì ho deciso anche di abbandonare totalmente questo Dio di cui mi parlavano. Non mi interessava assolutamente, non volevo sentirne parlare. Se mi dicevano qualcosa, facevo un po' come mio padre quando era ragazzino, se mi dicevano qualcosa non ne volevo sapere, ero sempre pronto a rispondere male, a prendere la gente a parolacce. Quindi non mi interessava proprio, di Dio non me ne dovevano parlare, cioè non me ne doveva parlare nessuno. Anzi, lì poi c'è stato un periodo dove verso i 12 anni dicevo: va bene, allora se la gente pensa che c'è Dio che può rispondere, visto che lui è il bene, allora se esiste il bene esisterà il male, se non mi risponde il bene mi risponderà il male, se dicono che esistono i demoni, il diavolo, tutte queste cose qui, ci sarà qualcuno che mi aiuterà prima o poi. A modo certo mio, no, non i demoni, questo è sicuro, perché insomma il male assoluto non credo che faccia del bene. No, bravo, ecco. No, appunto perché è male, quindi non fa assolutamente del bene. Quindi ero proprio nella mente totalmente sballottato continuamente di qua, di là, da una cosa, dall'altra, cioè proprio non avevo proprio pace. Però una cosa che devo dire è che c'era nella mia vita una sete che ho sempre avuto, era proprio una sete di amore vero, che non riuscivo assolutamente a trovare, fino a che poi ho incontrato un ragazzo che non mi aveva mai detto di avere comunque qualche tendenza particolare o comunque che gli piacessero i maschietti, non mi aveva mai detto nulla. Nel giorno del mio 13° compleanno lui ci siamo salutati alla fine della festa, e lì lui per la prima volta mi ha preso, mi ha dato un bacio. Io in quel momento sono rimasto un attimo per dire: ma cosa è successo? Cioè, che sta capitando? Fino ecco a che il poi bacio di Giuda, e da lì tutto è cominciato. Da lì tutto è cominciato, è iniziata questa attrazione verso di lui. È stato proprio lui che piano piano mi ha portato un po', no, verso questa direzione, fino a che una santa donna, perché così la devo chiamare, questa nostra amica anche di famiglia, un giorno mi ha detto: senti Giacomo, ma prima che arrivi il mese di giugno, vuoi andare ad un campeggio estivo? È un campeggio cristiano. E io le ho detto: senti, lei si chiama Eugenia, ho detto: senti Eugenia, io a sti campeggi cristiani non ci voglio andare. Non me lo chiedere, non ci vengo. E lei: ma dai, vai, ma una volta, non ti preoccupare, ti porto io. Se non ti piace ti vengo a prendere io, non ti preoccupare. Comunque, tanto che ha fatto, mi ha convinto, non lo so come, ma come ho detto: senti Eugenia, allora per farti stare zitta, allora va bene, io ci vado a questo campeggio. Però sappi che io faccio quello che voglio. Sì, tu non ti preoccupare, fai quello che vuoi, basta che ci vai. Lì ci sono andato e mi sono ritrovato poi in una riunione dove c'erano veramente tanti, tanti ragazzi e dove c'era un predicatore, un pastore che parlava appunto di Gesù. E mi ricordo che il terzo giorno che ero lì, in questo campeggio estivo, c'era stata forse
la predica, come già ti raccontavo, la predica più breve che avrò ascoltato nella mia vita, dove si raccontava di Zaccheo, questo piccolo ometto che voleva cercare di vedere Gesù, ma non lo riusciva a vedere perché la folla era più grande di lui. Allora l'ha pensata bene, dicendo: se salgo su quest'albero, probabilmente io vedrò Gesù, no? E lui c'è salito, ma il bello è stato che lui voleva vedere Gesù, ma alla fine era Gesù che poi è andato verso di lui. E lì è finita questa predica, e questo pastore diceva: io credo che qualcuno qui voglia vedere Gesù, ma non lo riesce a vedere. Guarda, ma in chiave spirituale, come sì, la parola stesso dice, quando Gesù dice: se tu mi cerchi con tutto il tuo cuore, io mi farò trovare da te. Vedi, Zaccheo stava lì, no? Fisicamente a cercarlo, e Gesù si è fatto vedere, è andato lui contro... verso Zaccheo. Ti fermo un secondo, sì, perché Christian vuole, non so se farti una domanda o dire qualcosa. Cri, volevi intervenire? C'è Christian, perché ha scritto che voleva intervenire. Sì, Christian, ci sei? Mi senti now? Eccoti, sì, ti sentiamo. Sì, perché sto avendo problemi di linea. Volevi intervenire? In pratica, cioè, quello che ha raccontato lui, cioè, sembra proprio tale quale a quello che ho subito io nella mia vita, nel senso che le figure femminili nella mia famiglia, il senso di disprezzo che io avevo nella mia famiglia, perché vedevo che tutti erano felici, nella mia famiglia c'era odio. Mio padre, che ha vissuto anche lui la tossicodipendenza, quindi è stato assente, che poi è morto a 12 anni. Quindi gli stessi sentimenti che lui ha spiegato ce li avevo anche io uguali, e anche io, vedendo quei maschietti tutti virili, forti, volevo assomigliare a loro. E quindi, però, io vedevo che avevo un atteggiamento comunque più sensibile, più nel femminile, perché ero cresciuto tra quelle figure, e quindi cercavo di attingere da loro qualcosa che in realtà non mi apparteneva, perché io venivo da tutti quegli atteggiamenti, tutta la sensibilità comunque femminile, prendevo il loro modo di pensare, il loro modo di fare, quindi avevo quasi disprezzo per quello che ero diventato io e per la mancanza che avevo avuto della figura maschile nella mia famiglia. E quindi mi ha toccato veramente tanto la testimonianza del fratello, che ti fa capire come è subdolo il piano del nemico e come lavora già nelle nostre menti da quando siamo piccoli, per poi distruggere la nostra identità. È verissimo, Christian, è verissimo. Io spero di vederti, come sto vedendo sia Marcello che Giacomo, sposato, con una nuova famiglia e Amen. Con dei figli. E sì, te lo dichiariamo nel nome di Gesù, che sei un ragazzo adorabile, Amen, davvero. Grazie per averlo ricordato, è vero, perché guarda quanto è simile, e questo ci fa capire veramente come il nemico fa sempre le stesse cose, e quanto, esatto, voi a casa... Per questo ho voluto intervenire e dire fatto benissimo. Cosa. E quanto voi perché a casa... è uguale, parlo... cioè veramente uguale, identico. Sì, no, infatti effettivamente poi anche il papà è tossicodipendente, quindi wow. Mia mamma no, ha una figura forte, tutte... le mie cugine, le mie zie, tutte figure fortissime, quindi io vedevo questa forza che veniva da loro e magari le figure maschili mancanti, che non c'erano proprio. Quindi io ho attinto da queste figure forti, e poi nell'adolescenza mi sono ribellato, uguale proprio a fratello, identico. Uguale a Giacomo? Sì. Mamma mia. Giacomo, tu che dici, eh? Non avrei, cioè, a volte mi è capitato comunque di ascoltare persone che, dopo che ho raccontato comunque la mia testimonianza, hanno detto: oh, ma sai che abbiamo dei punti uguali, anche a me erano successe queste cose, ho vissuto queste cose qua. E come dicevi tu, come dicevate voi, la cosa che mi fa capire è che veramente il diavolo si studia sempre le stesse cose, lui è furbo ma non è intelligente, esatto. Quindi fa sempre le stesse cose, magari cambia le modalità, ma le cose sono sempre quelle. Invece Dio è in grado di creare sempre ogni cosa nuova. Questa è la cosa più bella. Amen. Scusate, sto leggendo Ivana che dice: Nausicaa non si vede più, ma io vedo. Forse Ivana, forse tu non ci stai vedendo, non lo so, Jonathan, un attimo se puoi controllare, perché
credo che si vede. No, no, è tutto, tutto regolare, forse tutto regolare, perché c'era Christian in primo piano. Ok. Non ti possono perdere di vista. Grazie, grazie che... davvero che hai anche ricordato, noi intanto dobbiamo ricordare anche, infatti mi fa piacere che intervenite e quindi se avete delle cose fatelo anche in diretta, anche voi da casa se avete delle domande fatelo, non siate solo spettatori ma anche interattivi in modo che qualsiasi domanda... ne avete bisogno, siamo qui pronti per rispondervi. Giacomo, continuiamo per fare un inciso, no? Sì. Che diciamolo, i tuoi genitori, detto proprio brutalmente, che fine hanno fatto? Ma i miei genitori, diciamo che la luce si è riaccesa nella mia casa quando io ho donato la mia vita completamente a Gesù. Quando ho incontrato Gesù e lui ha cambiato tutto di me, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. E, da lì poi si è acceso questo piccolo fuocherello nella mia famiglia. E, mi ricordo che mia madre, quando mi ha visto, mi ha detto, io ero entrato dalla porta e mi fa, ma che ti è successo? Ho detto, mamma, io non lo so che mi è successo, so solo che finalmente ho incontrato Gesù e non lo lascerò più. E lei mi ha detto questa risposta... mi aveva detto, hai fatto la scelta giusta che non abbiamo fatto noi. E poi mio padre nel frattempo aveva preso, lui lavorava in un'azienda ma lavorava in nero, e si era preso questa cosa di fare un patentino per conduttore di caldaie, e ha iniziato a studiare, quindi... per me era pure, mi faceva pure ridere vedere mio padre studiare, che non l'avevo mai visto studiare. Comunque l'abbiamo aiutato, gli siamo stati vicino, lui ha fatto questo esame, è riuscito a superarlo. E da lì, nel giro di un mese, era nel 2005, ha trovato poi il lavoro nella provincia di Lodi. Mio padre si è trasferito a Lodi, e io non sapevo nemmeno che esistesse questa città. Dove è il nostro Francesco Londino? Francesco Londino, sì. Che ti ha salutato prima, se non sbaglio, all'inizio, ha detto grande Giacomo, infatti salutiamo anche Francesco, sì, collegato. Approfitto a dire che c'è Dalia che vuole farti una domanda, puoi scriverla Dalia. Vai Giacomo, continuiamo. Ok, lì mio padre si è trasferito e dopo un 4-5 mesi, era il mese di aprile, noi ad agosto siamo andati a trovarlo. Siamo andati a Lodi e lì abbiamo visto un papà completamente diverso, ma lui non ci aveva ancora detto niente, non ci aveva detto che aveva sentito di nuovo il bisogno di ritornare a Dio, di incontrare Dio nella sua vita, non ci aveva detto che stava rifrequentando una chiesa cristiana, una chiesa evangelica, non ci aveva detto proprio niente, ma noi vedevamo che c'era qualcosa che non ci quadrava. E mi ricordo solo che il primo giorno che ci siamo seduti a tavola, mio padre prima di mangiare ha detto, vabbè, che facciamo, non ringraziamo Dio per il cibo? Aspetta Giacomo, perdonami, ti devo fermare perché tutti stanno scrivendo, hai saltato un passaggio, ma com'è entrato Gesù? Dici perché loro non capiscono, perché... giustamente, dici tu sei già ritornato a casa che avevi già, ma loro vogliono, giustamente da casa stanno chiedendo, certo. Ma com'è incontrato Gesù? Hai parlato di Zaccheo, ma tu come l'hai incontrato Gesù? E hanno scritto poi, mi sembra di capire che hai iniziato molto piccolo con la pornografia, questa è un'altra domanda, com'è entrato? Con qualcuno o solo? Ecco, ci sono già delle domande che stanno facendo, ma allora possiamo diciamo chiudere il discorso della pornografia e spiegare un attimo come sei entrato per poi farci capire come hai incontrato Gesù. Ah, ok. Nella pornografia ci sono entrato tramite comunque dei miei amici che erano più grandi, tramite loro, attraverso i video, all'epoca c'erano ancora le cassette, attraverso le cassette rubate oppure che ne so, prese da qualcun altro. Così piano piano ci sono entrato in questo giro che mi sembrava che mi soddisfasse al momento, ma dopo mi sentivo sempre più vuoto, però ne avevo sempre più bisogno, quindi magari pure se un video lo guardavo 100.000 volte, però lo dovevo guardare perché almeno in quelle 100.000 volte riusciva a soddisfarmi, era proprio come una dipendenza totale da quella immagine, da quelle immagini. Guarda, la masturbazione è autoerotismo, cioè uno si va a coccolare da solo, va a soddisfare i bisogni carnali, è come una coccola che però alla fine ti distrugge, perché sì. Dopo ti senti vuoto e ti senti anche sporco, no? Perché continui, sì. Così.
Ok, aspetta, cioè, Daila, mi devi fare la domanda come tu hai scritto in questo momento, no, perché sta chiedendo come si fa a partecipare. Mi fai la domanda come hai appena scritto, come si fa a partecipare, noi la leggiamo in diretta, e se posso scriverti in privato? Dalia, è pubblica la domanda o è per me? Cioè, fammi capire, perché se la vuoi sapere da Giacomo, ti risponde Giacomo in diretta o qualcuno di noi. Se è privato, allora mi scrivi in privato, tranquillamente. Su Nausicaa Now della Valle, perché su official, insomma, Facebook sta fa un po' di storie. No. Jonathan, ok. Vai Giacomo, scusami, eh. Ok. Aspetta che ho perso il filo, dov'è? Sì, allora, no, dicevamo, la pornografia, ok, quindi sì. Qualcuno ti ha indirizzato, e sì, sì, sì. Ecco, e quindi ragazzi, era diventata una dipendenza. Ragazzi, lì, ma bravo, sei entrato in qualche chat? Tu sei entrato in qualche chat gay? No, perché non ne sapevo nemmeno l'esistenza delle chat gay. Ok, ok. No. Quindi... cioè, diciamo tra virgolette, le chat erano dal vivo, non esiste, cioè non ero su chat, diciamo social. Social, okay. Invece da Zaccheo, come dicevano, sì. Come tu hai incontrato Gesù? Bene, lì diciamo che quella predica ha toccato tantissimo proprio il mio cuore, perché io mi rivedevo in quell'ometto, non ero piccolino, anzi lo dico sempre, non sono mai stato una piuma. Quindi no, non ero fisicamente come Zaccheo, però mi vedevo molto nella sua figura, perché in quel momento anch'io cercavo di voler vedere, non so se volevo vedere Gesù, ma volevo vedere qualcuno che realmente poteva dare qualcosa alla mia vita. Lì poi quel pastore fece semplicemente un appello a dire: chi vuole incontrare Gesù può venire qui davanti, noi pregheremo per lui. Io mi ricordo che dentro di me ero combattuto, che dicevo: no, è inutile che vado lì davanti, cosa ci vado a fare, tanto Gesù non esiste. Però dall'altra parte dicevo: ma dai, magari ci vado, e che ne so io, ci provo, e che mi interessa tanto, che mi cambia. Fino a che io poi mi sono alzato e sono voluto andare avanti a questo appello, ho risposto. Mi ricordo semplicemente che io poi sono caduto proprio sulle mie ginocchia, e lì ho sentito proprio come un peso che veniva tolto proprio dalle mie spalle e veniva buttato a terra. E là mi sono sentito come, no, veramente come una piuma leggerissima, cioè io non riuscivo a capire cosa mi stesse accadendo, ma mi sentivo da dentro proprio una gioia, come una bomba che era esplosa dentro di me, sentivo una gioia. E mi ricordo che c'era un fratello a fianco che si chiamava Mimmo, e io dicevo: Mimmo, io non lo so, ma iniziavo a gridare: ti prego Gesù, aiutami, ti prego, abbi pietà di me. Nonostante fossi un ragazzino, nessuno mi aveva detto di dire quelle parole, nessuno mi aveva mai messo in testa quelle cose, anzi io le avevo sempre rifiutate, non volevo mai saperne niente, ma in quel momento io ho avvertito proprio da dentro di me di dire quelle cose, e le ho gridate, e poi da lì diciamo che veramente mi sono sentito una piuma e saltavo lì dentro come se ero l'atleta più atleta del mondo, più atletico del mondo, e lì diciamo che è avvenuto questo cambio proprio nella mia vita. Ciao pastore, scusami, si è collegato Vai. Appena adesso il pastore Davide Galassi, il tuo pastore. Ciao pastore. Pastore, che bello averti qui. Vai, il tuo pastore, che adesso ci spiegherai poi, eccetera, eccetera. Adesso stiamo... Il pastore che ha pregato per te era sì. A Lodi. No, il pastore che ha pregato per me era un pastore di Napoli. Ah, di Napoli, ok. Perché io andai a quel campeggio estivo a Napoli nel 2005. Precisamente il giorno in cui avvenne tutto questo era il 4 luglio del 2005, me lo ricordo benissimo. È stato il giorno, io lo considero il giorno più bello e straordinario della mia vita. E lì finalmente quel Dio che io pensavo che fosse un Dio lontano, un Dio che era disinteressato, che anzi né mi amava e né mi pensava, invece era proprio lui che mi amava, era interessato alla mia vita, mi pensava tutti i momenti, aveva passione per me, non vedeva l'ora di incontrarmi. Io non lo volevo incontrare, ma lui intanto però mi voleva lo stesso incontrare.
E quando l'ho incontrato, io posso dire veramente è stata la cosa più bella della mia vita. Lì ho trovato la vera libertà e soprattutto, dico sempre, dai 10 anni fino ai 13 anni è come se io avevo sete, ma ho continuato a bere Coca-Cola, Fanta, tè, cose, e non riuscivo mai. Sì, avevo una soddisfazione momentanea, ma dopo la sete mi ritornava. Ma quando ho incontrato Gesù, ho incontrato proprio l'acqua. Lui, cioè, è come se mi avessero dato un bicchiere d'acqua e mi avessero detto, bevi adesso. Io ho bevuto e non ho avuto più bisogno di cercare altro, perché finalmente avevo detto, ah, la mia sete è stata soddisfatta. Ho trovato, allora lì ho capito che Dio è veramente amore. Lui è l'unico vero amore, cioè non c'è altro amore come Dio. E questo è stato proprio, e infatti io dico sempre che Gesù è stata l'acqua che ha dissetato proprio la mia vita. Finalmente mi ha fatto proprio riposare anche mentalmente dentro al mio cuore, mi sono sentito proprio totalmente trasformato, soprattutto riposato. Avvertivo proprio che erano finiti tutti i combattimenti mentali, le guerre mentali. Wow. Poi col tempo Gesù ha curato ogni ferita, la mancanza di un padre, la mancanza di una madre, e le ferite dell'adolescenza. Non ho mai subito, grazie a Dio, bullismo. Però c'erano tante situazioni in me che dovevano essere amalgamate, trasformate, e Dio con tanta pazienza lo ha fatto. Non mi ha tolto la mia vivacità, non mi ha tolto... Gloria a Dio, la userà tantissimo, gloria a Dio per questo. Anzi, secondo me ha preso la mia esuberanza e se l'è presa tutta e ne ha fatto proprio quello che voleva. E grazie a Dio, veramente, quello è stato il mio incontro personale con Gesù. E la cosa che ci tengo a dire, quella che dico sempre, è che nessuno mi ha obbligato a fare questo, ma è stato qualcosa che ho voluto fare io per mettere alla prova Dio, e quando l'ho messo alla prova, Dio veramente si è fatto conoscere. E questo è quello che dico, non l'ho trovato in nessuna religione, pensiero, ideologia, filosofia, da nessuna parte. Dio è uno ed è unico. Così come è unico Gesù, quando si incontra veramente Gesù, lì si smette di cercare, perché si è trovato quello di cui si ha bisogno. Senti, la cosa meravigliosa, e ci fa veramente toccare con mano proprio la potenza di Dio, cioè i tuoi genitori, sì, tossicodipendenti, rinati, ma adesso sono pastori. Sì. Questo non ce l'hai detto ancora, perciò ti ho detto che fine hanno fatto i tuoi genitori. Lo stavo dicendo prima, poi siamo entrati con il discorso della pornografia. Con le domande, le pornografie. Dici un po'. Niente, poi mio padre si è trasferito a Lodi. Lì aveva iniziato a frequentare questa piccola chiesa di Lodi, all'epoca era una piccola chiesa, e poi da lì mi ricordo quella preghiera fatta a tavola, che ci guardammo con mia sorella e dicevo, ma che sta succedendo qui? Ma com'è? Questo mo ci chiede di pregare, non l'abbiamo mai fatto a casa nostra. Va bene, preghiamo. E mi ricordo che mio padre ogni giorno diceva, troviamoci del tempo, almeno del tempo per cantare insieme. Cantavamo insieme, io suonavo la tastiera, mi piaceva mettermi là a suonare. C'avevo un giocattolino, suonavamo con quel giocattolino, ma cantavamo insieme e vedevamo la nostra famiglia, cioè in un aspetto diverso, ma non capivamo cosa stesse accadendo. Nel mese di settembre poi ci trovammo sotto una tenda, come quelle lì da circo, sotto questa tenda, durante una riunione dove appunto si parlava sempre di Gesù, diciamo che Gesù è venuto proprio e ha preso tutta la mia famiglia, ha attirato di nuovo a sé proprio mio padre, mia madre e mia sorella, e lì è cambiata proprio tutta la nostra casa. Da quel giorno lì, era il mese di settembre del 2005, Dio è entrato nella nostra casa e noi l'abbiamo lasciato entrare volentieri, perché è stato l'unico bene. E lui ha ricostruito e ha rimesso insieme tutti i pezzi, che tutti i pezzettini che era ormai proprio la mia famiglia. Ha preso tutti i pezzetti e li ha messi con amore tutti insieme, ha ricostruito, ha ricreato quello che era stato distrutto. E mi ricordo sempre che c'era stata detta una frase sulla mia famiglia. Da una parente era stato detto, io non spenderò mai un centesimo per la vostra famiglia, perché era distrutta. Però la cosa che mi piace dire è che invece Dio ha investito non un centesimo, ha investito tutto quello che aveva, che è Gesù, e ha pagato lui il prezzo per risanare, ricostruire la mia casa.
E da quel giorno, io vi posso dire, nella mia casa poi è entrato totalmente, Gesù si è seduto insieme a noi e noi siamo stati al suo servizio. E poi dopo un po' di tempo abbiamo avuto l'opportunità di vedere la crescita poi di un gruppo di evangelizzazione nella mia famiglia. E poi in casa nostra è nata una piccola missione nel 2009 anni fa. Nel 2011 è nata questa piccola missione con il desiderio di portare proprio Gesù in questo paese dove abitano i miei genitori, della provincia di Lodi, e lì, in questo paese di Sant'Angelo Lodigiano, lì abbiamo iniziato poi a parlare alle persone di Gesù, al vicinato, facevamo delle riunioni in casa, e lì abbiamo iniziato a vedere le prime persone venire, incontrare Gesù anche loro, fino a che poi questa piccola luce è diventata sempre più grande, e da lì poi è stata affidata la cura a mio papà. E la cosa impensabile è vedere 16 anni fa una famiglia totalmente distrutta e dopo 16 anni vedere invece una famiglia che è completamente risanata e soprattutto è al servizio di Dio. E vedere mio padre e mia madre anche così è per me è stato proprio un miracolo totale. È un miracolo. È un miracolo. E mi piace usare una frase che abbiamo ascoltato proprio dalla moglie del pastore, Simona, che diceva un po' di tempo fa, diceva: dove il diavolo ha messo un punto, Dio invece ha messo una virgola. Ed è proprio così, perché il diavolo probabilmente aveva messo un punto sulla nostra famiglia e invece Dio, che è intelligente, dice: tu metti il punto, io ci metto la virgola. E la cosa bella è che quando Dio mette la virgola, gira la pagina e riscrive di nuovo da capo. E tutto quello che c'era prima è una testimonianza che ci fa capire quanto Dio è potente e quello che può fare nella vita delle persone. E soprattutto quanto lui desidera proprio farsi conoscere dalle persone e proprio l'amore che ha verso ogni persona. Giacomo, aspetta che stanno facendo tante domande. Mamma mia. Voglio vedere, aspetta, mi stavo leggendo prima, aspetta che me talmente scrivono poi, che mi sono perso delle cose, le dovevo fermare prima. Ma perché scrivono? Non vedo più nulla. Cosa sta succedendo? Non capisco. Allora, Giacomo, prima di approdare... Ah no, perché dice mi sto collegando proprio adesso, ce lo sta dicendo Salvatore. Prima di approdare alla pornografia, che tipo di attrazioni avevi? Solo attrazioni per lo stesso sesso? Cioè anche per le donne, forse vuole chiedere. Sì, anche per le donne, inizialmente, fino a che poi mi interessava solo lo stesso sesso. Ok. Qui poi c'è... Mov che dice: Giacomo, sei un simpaticone e Gesù ti userà per raccogliere tanti fratelli smarriti. Voglio condividere con te, anzi con tutti, una musica brasiliana bellissima che parla di Zaccheo, una bellissima canzone, Fai un miracolo in me. Ok, che l'ha condiviso. Aspetta che prima c'erano tanti altri messaggi che mi sono sfuggiti. Aspetta, scusate che... Ah, sto leggendo qui Dalia Fiore. Dalia, tutti mi possono scrivere in Nausica Nao della Valle. Scrivi lì se mi vuoi parlare in privato. Se hai una domanda invece pubblica, falla come tu hai scritto. Non so, dare il numero di telefono pubblico, vabbè. Va bene, allora saluto tutti quelli che si sono collegati anche ora. Dico un attimo velocissimamente a quelli che si sono appena collegati che Giacomo è nato, vabbè, in origine campane, napoletane, è nato da genitori che erano entrambi tossicodipendenti e che si sono allontanati da Dio. Il padre, insomma, è stato molto ribelle in questo, è cresciuto senza il papà perché era in una struttura proprio per tossicodipendenti, e quindi è cresciuto con la nonna soprattutto, quindi una figura molto forte, la mamma e la sorella, quindi figure femminili, e ha cominciato ad avere attrazioni per i bambini, i amichetti, insomma, a scuola,
poi ha avuto attrazione anche per uomini più grandi, ovviamente, perché sono quelli che gli davano sicurezza, forza, quello che voleva poi somigliare lui, ma quello che poi non ha neanche ricevuto dal papà, proprio perché era una situazione di debolezza e anche di mancanza, non c'era fisicamente. Però ecco, per stringere i genitori, nonostante tutto, da tossicodipendenti sono allontanati, eccetera, eccetera, il miracolo grande, adesso servono il Signore, sono entrambi pastori, mentre il nostro Giacomo ha avuto a che fare con la pornografia, la masturbazione, rapporti omosessuali, ma che cosa è successo? Perché tu ti sei sposato, come hai incontrato tua moglie, che cosa è successo? Raccontaci un po'. Allora, poi è successo che, poi abbiamo fatto la scelta di rimanere a Lodi, e lì poi quattro anni fa, ho iniziato ad adocchiare questa ragazzina che veniva in chiesa, la vedevo solo la domenica, ma è qui mia moglie, la posso far venire a fianco a me? Sì, come no, assolutamente sì, ecco, la vogliamo conoscere. Ciao, piacere, benvenuta. Grazie. Come si chiama tua moglie? Non ricordo. Fabiana. Ah, Fabiana, benvenuta Fabiana. Guarda che bella. Che bella coppia che siete. Allora, come l'hai conosciuta Fabiana? E niente, io nella chiesa di Lodi suonavo il piano. E lì, lei la domenica veniva lì, e poi prima che finisse la riunione andava via, ma tutte le volte la adocchiavo, dicevo, ma come faccio a conoscerla, ma questa ragazza? Come farò mai ad andarle vicino? Una volta ci sono riuscito, prima ho provato a parlare col papà per cercare un attimo di capire perché andavano via prima, e poi una volta sono riuscito ad acchiapparla proprio attraverso un discorso. Lei, studiando all'università sociologia, studiava, le ho fatto delle domande, ho detto, sai, ho questo problema, così, colì. E poi da lì è nata la cosa, chiedendole il suo numero, e da lì poi abbiamo piano piano iniziato a conoscerci. Poi è arrivata l'estate, si è interrotta questa conoscenza, e poi dopo un po' di tempo si è ripresa di nuovo, e abbiamo deciso poi di frequentarci. E lì poi abbiamo capito che eravamo proprio l'uno per l'altro, ci siamo totalmente innamorati. E 2 anni fa abbiamo deciso poi di sposarci, di voler coronare il nostro amore anche con questo passo. E abbiamo deciso di sposarci e sono accadute le cose più assurde e immaginabili. Però noi siamo convinti che quando Dio mette la sua mano, tutte le cose possono venirci anche contro, noi non perdiamo la nostra posizione, rimaniamo fermi, così riusciamo anche a conservare, proprio come dice la Bibbia, la pace nel nostro cuore. Siamo rimasti fermi, sapevamo che Dio era per noi, è per noi, e siamo andati avanti. Abbiamo finito con dopo tante prove, lei ha subito un incidente, ha fatto un frontale mortale, ma è ancora qui. Io ho avuto un problema poi in seguito alle corde vocali, dove all'inizio mi avevano detto che avevo una specie di tumore, poi invece dei polipetti, poi grazie a Dio quando sono andato all'intervento, che dovevano farmi l'intervento, non hanno trovato più nulla, e quindi mia moglie pensava che io non parlassi più nella vita, ma invece non è stato così. È un altro miracolo. Aspettate un secondo, perché io sto vedendo un'immagine bellissima. Sto vedendo il nostro Marcello. Guardate, guarda, voglio farla vedere anche a tua moglie. Marcello è un altro, lui è un ex omosessuale, sposato con la moglie. Ciao, e anche il bambino che è appena nato. No, presentaci, li metti qua. Marcello, fai vedere Jonathan in primo piano, questa famiglia meravigliosa. Guardali qui. Aspetta che non vi state, io vi voglio vedere tutte e tre. Come si chiama? Guarda che meraviglia! Come si Emma, chiama? Emma, è una bimba, Emma. Sì. Aspetta, è tua moglie, aspetta che, ecco, ciao! Che belli che siete, mamma mia. Lei parla italiano o solo tedesco? Sì, no, parla italiano anche. Ma lei è siciliana, lei è di origine siciliana. Ah, scusa, non mi ricordo il tuo nome. Serena, lei Serena. Non sente. Aspetta. Io sentivo. Ah, sentivi. Ah, Serena, ciao Serena. Ciao. Allora, com'è questa vita? Vedete, Giacomo, vedete, loro lo stesso, state
cioè sono un pochino un po' più avanti, hanno già fatto il pargoletto, anzi ne hanno due perché già Serena aveva un bimbo e quindi una famiglia meravigliosa, guardate lì, cioè state facendo venire voglia, io vedo gli altri ragazzi, a tutti noi, no, veramente è bellissimo quello che, insomma, questa, io vorrei fotografarvi, fare proprio uno screenshot, aspettate che col cellulare lo voglio fare, un attimino, è troppo bella questa cosa, scusate, lo facciamo proprio in diretta così. Puoi girarla lì. Ma è troppo bella, ecco, se ci riesco. Ecco qua, fatto, bellissima. Ehi, guarda, io vedo Damar che vi sta guardando. Damar anche ha un desiderio grandissimo di avere una moglie, avere famiglia, perché ama i bambini anche lui. Quindi questo vuole essere davvero un messaggio di incoraggiamento per tutti gli omosessuali che escono da questa condizione. Come che dici, Damar? Da un bel po' che li sto guardando sia al mio fratello Marcello che al mio fratello Giacomo e mi vedete in silenzio, però il mio cervello sembra che stai ricevendo mille informazioni state incoraggiando in un modo meraviglioso, ragazzi, Dio vi benedica. Io vi voglio ricordare, non so se le vostre mogli lo sanno, ma Damar è stato un ex transgender, è stato, diciamo, ha vissuto da donna per 25 anni. Ed eccolo 27. Qua il signore, 27, ti aiutiamo a dire, guardate il signore che cosa ha fatto, ed è un uomo di preghiera, è veramente un soldato ed è un onore, e io posso dirlo in prima persona, averlo nella mia chiesa, perché è da poco che ormai si è stabilito a Roma, è davvero un grande dono. Siete meravigliosi, Marcello, cioè bellissimo, siete proprio belli, 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 belli. Dove sta l'altro figliolo? O figliola? No, lui sta guardando la TV adesso. Sta guardando la TV, ok. I suoi cartoni, quindi non penso cartoni che animati, venire. Giusto. Federica vuole fare una domanda. Fede? No, volevo dire che meraviglia! Che meraviglia! Volevo esultare. Voleva esultare. No. Siamo tutti incoraggiati da questo, gloria infatti. A Dio. C'è speranza per tutti. Allora, Giacomo, stavi dicendo invece, sì. Quindi Fabiana, ma tu cantavi in quella chiesa? No. Quindi eri seduta e quindi Giacomo ti aveva puntato. Mi aveva addocchiato da solo. Addocchiato. Ecco, ma tu come hai reagito? Cioè, tu sapevi la sua storia? Sì, io conoscevo la sua testimonianza perché una volta, le prime volte che andavo in chiesa, lui si era alzato a testimoniare che era il suo compleanno e aveva raccontato tutta la sua storia. E infatti al primo impatto ero un po' rimasta perché non vedevo quello che lui raccontava, cioè non c'era nessun atteggiamento da omosessuale. Da omosessuale, no? Sì. E quindi ero proprio rimasta colpita. Senza pensare che un giorno sarebbe stato mio marito. Però... veramente. Giacomo! Il Signore però... veramente ci sorprende. Sì, cioè, sì. Eh? Sì, è stato... Quindi voi siete sposati a settembre, adesso a settembre. Da poco. Siete da poco tornati dalla luna di miele. Ce l'avete fatta a farla, visto il lockdown, o no? No, abbiamo fatto una specie di luna di miele, dovevamo andare in Sudafrica e Mauritius, invece poi abbiamo fatto una sola settimana all'isola d'Elba, era l'unica cosa che potevamo fare, ne abbiamo approfittato almeno per fare quella lì e poi vedremo. Ma andare in Sudafrica ci dovremmo andare, perché è il nostro sogno. Ma sicuramente avverrà, appena qui si sblocca tutto, perché qui bisogna accontentarli loro con questi vaccini, ma tanto faranno più strage che non, già lo sappiamo, vabbè, questo poi lo anticipiamo perché è una cosa impressionante. Io voglio leggere il messaggio che ha scritto il vostro pastore, il pastore Davide Galassi, è un incoraggiamento per tutti noi e me per prima, dice: Nausica, ti seguo sempre, questi live sono una benedizione, stanno toccando molte persone in Italia, Giacomo è un ragazzo straordinario che ha molta fame di Dio, quando lo vedo adorare si vede veramente un ragazzo che ha sperimentato realmente la presenza di Dio. Grazie pastore, veramente grazie, perché a noi incoraggia molto quello quando voi ministri soprattutto ci scrivete
Grazie veramente, pastore. Giacomo, insomma, il tuo pastore che riconosce questo è un timbro, eh? Sì, che, sì, dici, questo... che dici, Fabiana? No, cioè, allora, io in realtà sono venuta qui a Reggio Emilia da poco, però cioè, mi fa piacere che la guida spirituale della Chiesa si renda conto di chi siamo, anche perché fa piacere. Assolutamente, è un incoraggiamento anche, no? Un incoraggiamento, assolutamente. Noi siamo stati seguiti più Giacomo che me, che io, dal pastore di Lodi, quindi ha visto proprio la crescita, l'ha seguito. Parlate del pastore Gennaro Chiocca? Sì. Ah, anche un grande pastore. Lo salutiamo, il pastore Gennaro. Veramente. Progetti per voi, ovviamente, insomma, penso che vi avvicinate al pensiero e all'azione di Marcello. No, per il momento no. Poi apriremo anche noi cantieri più avanti. Poi vedremo il prossimo anno, un attimo, dobbiamo assistarci. Tanto io la prendo in giro, dico, magari apriremo i cantieri con due gemelli. Ecco, così recuperate, perché tutto può essere recuperate, sai, le vie del Signore sono infinite, si dice, no? Dovremmo sapere. Esatto, assolutamente. Senti, Giacomo, vuoi raccontarci ancora altro nella tua testimonianza, anche per aiutare, se vuoi dare dei consigli, dei suggerimenti sia ai ragazzi, sia a pastori, a ministri, a fratelli e sorelle, perché voglio dire, chiunque in chiesa può essere di aiuto per gli omosessuali, per certo. Nelle Io varie una categorie, cosa che, no? Sì, una cosa che ho notato da qualche anno, ho incontrato molte persone, anche a volte tra i colleghi, persone comunque omosessuali, donne che uomini, e una cosa che proprio ho notato che c'è nella loro vita è la sete, quello che dicevo prima, la sete di amore. E la cosa che io ho percepito è che quando mi relaziono con loro è proprio quella di dirgli cosa pensa la Bibbia di loro, tra virgolette, è quasi inutile perché già sanno cosa pensa la Bibbia di loro. L'unica cosa che a volte io noto è che loro vivono il giudizio di una religione che possa condannarli, quando invece io mi ritrovo spesso a dimostrargli più che parlare, perché a volte bisogna più dimostrare che parlare con queste persone, invece di dimostrargli proprio a parte un Dio che è vivo e che ha cura, e soprattutto un Dio che sa amare davvero, da un amore che è puro. E questa è la cosa che spesso proprio parlo con loro, mi trovo a dire a delle persone che incontro e che mi dicono di essere omosessuali, spesso a volte qualcuno mi ha detto pure, ma per te è un problema? No, per me non è nessun problema. Quando mi dicono, ma poi cosa fate? Ci accettate? Non ci accettate? Ma io l'accetto, non ce l'ho, quindi non ti posso accettare. Ho detto, anzi, io cerco di dimostrare l'amore nei confronti di qualsiasi persona, anche perché credo che tutte le persone che possano essere alcolizzati, drogati, ricchi, poveri, chiunque sia, hanno un bisogno ed è il bisogno proprio di incontrare Dio. E non, la cosa che proprio il consiglio che do, perché mi sono trovato con alcuni miei amici e fratelli a volte a ragionare su queste cose, il consiglio che ho sempre dato è sempre quello di non tormentare mai la vita di queste persone e nemmeno essere dei bombardatori di Gesù, perché rischiamo poi una reazione inversa, che non è più quello di far piacere, di ascoltare, ma è il rifiuto totale. La cosa che mi piace anche dimostrare a queste persone è che noi siamo persone normali, non siamo né alieni né eremiti chiusi su una montagna, non ci siamo chiusi in un convento, viviamo la vita come tutti gli altri, ma con una differenza fondamentale, che abbiamo Dio nel nostro cuore, nella nostra vita, e questa è la cosa più bella che ci possa capitare. Poi ho incontrato anche gioia che ci dà pace autentica, no, non momentanea, sì, in base agli eventi che facciamo, ma ce l'abbiamo anche se c'è la tempesta fuori, quella pace dentro che è Gesù, il principe della pace. Esatto, esatto. E poi ho incontrato anche persone, alcuni ragazzi che a volte mi hanno detto, a me non interessa
va bene, mi fa piacere se Dio ha cambiato la tua vita, a me non interessa, io sto bene così, va bene, anche quelle persone lì, va bene, ok, non c'è nessun problema, nel senso io non devo convincere nessuno. Non siamo noi perché convinciamo, bravo. È lo Spirito Santo. L'unica quindi. Cosa che io mi propongo sempre di fare è di parlare di meno e di mostrare di più. Amen. Perché credo che anche la vita di Gesù, ma di ogni persona che abbia deciso di seguire Gesù, sia quella di essere azione e non solo parole. E proprio a me piace che proprio portare Gesù attraverso le mie azioni, attraverso anche una parola di incoraggiamento, una parola di speranza per delle persone. A volte basta anche solo... una volta mi è capitato una mia collega che mi ha detto: io la notte non riesco a dormire. Ho detto: guarda, io invece conosco uno che mi fa dormire tutte le notti, si chiama Gesù. Appena gli dico: guarda, Gesù, io non riesco a dormire, per favore fammi riposare, io ti posso garantire che succede così. Una cosa, l'ultima cosa, perché basta, poi non parlo più. L'ultima cosa, no, che... perché c'è una domanda, aspetta. C'è una domanda. L'ultima cosa che voglio dire è che tutte le persone cercano di trovare un rimedio. Spesso anche gli omosessuali vogliono trovare un rimedio alla loro condizione, o perché sono delle situazioni dovute da un passato magari che ha provocato ferite, li ha distrutti, o addirittura ho conosciuto persone che invece vivevano in famiglie normali ma avevano queste tendenze. La cosa che io ho sempre notato è che si cerca di trovare un rimedio a tutte le situazioni, quando invece Dio non è nessun rimedio. Dio è l'unica soluzione. È la soluzione. È tutto la quello soluzione, che si può trovare, esatto. È un rimedio, mentre Dio diventa proprio la soluzione in qualsiasi situazione. Volevo approfittare, Mau. Come no, Damar? Volevo dire, no, che questo che sta dicendo il nostro fratello Giacomo è una completa realtà, perché io parlo con tutti i miei amici transessuali, che non è uno né due, sono tantissime. Perché grazie a Dio nella mia vecchia condizione ho conosciuto tante di tutte le nazioni e li volevo di un bene tremendo. Quando io parlo con loro, semplicemente mi metto a parlare, scherziamo, ridiamo, sempre nel rispetto, e loro per un bel po' di tempo non mi hanno parlato di niente della mia vita o del Gesù che aveva cambiato la mia vita. Da soli loro, dopo tanto tempo che parlavano con me, vedendo la mia vita come un specchio per loro, mi hanno iniziato a fare le domande. Senti, che cosa si sente? Perché noi ti vediamo sempre sorridente, bello, contento, ci parli con questo amore, non ci fai sentire male, sempre dici che Dio ci ama e si deve approfittare in quel modo. E grazie a Dio lui mi porta in quel modo. Con amore io parlo con tutti i miei amici transessuali, anche gay, perché io grazie a Cristo ho tanti amici in quella condizione. Tanti non mi parlano più, però sono sicuro che prima o poi mi parleranno, e voglio approfittare questo mezzo per dire a tutti quelli transessuali, omosessuali, anche se non mi conosci, io sono disponibile, puoi scrivermi in privato, che con piacere ti parlerò delle belle cose che Cristo ha fatto e che fa ancora nella mia vita, e per presentarti un Dio di amore, un Dio di potenza che può cambiare tutto nella tua vita con amore. Non ti devi preoccupare per l'altro. Lui sempre guida a ognuno di noi per la sua via, che è meraviglioso. Grazie fratello Giacomo per quello che hai detto, mi hai fatto proprio, io sto questa diretta, io sento tanto, vedendo Marcello, vedendo Giacomo, io sento che sto come nelle nuvole, così sono statico, neanche volevo parlare. Immagina. Jonathan, ci fai vedere nella griglia, perché stiamo vedendo che Damar non l'abbiamo visto per niente, forse c'è qualche problema in diretta, no? Mi sarebbe piaciuto, perché sto vedendo i tuoi occhietti, Damar, che stanno brillando, perché no, stai vedendo. Eccoci qua, ecco Damar. No, beh, è vero, perché io so che è un bel messaggio questo da parte anche sia di Giacomo che di Marcello. Vedere realizzate queste vite. Anche se uno, parlo di me, però sono sicuro anche per le altre, anche se le altre persone non ti dicono niente, né a te Marcello o a te Giacomo, tutti vi stanno guardando giorno dopo giorno. Perché siete un bellissimo esempio. È una cosa grande che ha fatto Cristo nella vostra vita. Io sono uno che sono curioso. Sono curioso, io guardo tutto, anche un piatto, anche una forchetta, io guardo tutto così bene,
Ringrazio il Signore per come mi sento questa diretta. Mi sento proprio in cielo, se si può dire così, io mi sento in cielo. Gloria a Dio. Senti, e questo vale anche per te, Damar, perché questa domanda che Erminia ci sta facendo tocca anche te. Dice, vorrei sapere se, già, questo è rivolto a Giacomo, ma vale per tutte e due, se ricordava Giacomo della parola di, se si ricordava della parola di Dio che aveva ascoltato alla scuola domenicale. Sì. Mm? Spesso mi sono ricordato, mi venivano in mente, perché da piccolini ci facevano fare le gare ad imparare dei piccoli versetti della Bibbia, e spesso dei versetti mi venivano in mente, soprattutto quando io dicevo Dio non esiste, non c'è, spesso mi veniva in mente che lui era il ricompensatore di quelli che lo cercano, e spesso mi veniva in mente, o a volte c'era un verso che tra virgolette mi ha sempre tormentato, che era Dio è amore. Mamma, tutte le volte quel verso lì mi ha sempre tormentato il cervello, il cuore, perché dicevo, ma com'è possibile che Dio è amore? Però mi rendo conto che, d'altronde, come ha detto un attore in un film cristiano, come si può odiare Dio, come si può dire che Dio non esiste se poi lo odiamo? In realtà è impossibile, esatto, Odiare qualcuno che non esiste. È bravo, esatto. E Damar anche lui è molto interessante, perché da piccolino ha avuto la stessa esperienza. Dici un po', raccontaci. Non sono andato a una scuola domenicale, però mia madre mi ha regalato un libro che si chiama ancora Mi libro de historias biblicas. Mm-hmm. Così si chiama il libro, ed era pieno di tutte le storie delle Bibbie, ma con... questo sempre me lo dimentico, dipinto. Figurine, cos'è? Immagini disegnate, dei disegni... di Giuseppe, con i fratelli, di Maria, certo, con Giuseppe, tutto quanto. Allora, io leggevo tutta la Bibbia da bambino, quando finiva tornavo davanti. Allora, risulta che stavo leggendo la Bibbia da bambino. Ed è grande, mi ha servito di molto. Quando mi dicevano qualcosa, mi veniva in mente lo che io avevo letto, però non pensavo sempre che era parola viva, ma Dio ci parla sempre. Vedete, sono semi, è proprio, ha ragione il Signore, nessun seme, ciao Jessica, nessun seme è lanciato a vuoto. Da piccolini, vedete, a te tutti i semini, da piccolino Giacomo parlavano di Gesù, e Damar, nonostante non ha frequentato una scuola domenicale, però la mamma o la nonna, non mi ricordo. No, la nonna sempre pregava, e mia madre mi regalava dei libri, perché lei sapeva che a me piacevano molto i disegni, queste cose, e mi regalava sempre cose del Signore, anche se lei proprio cristiana... Però tutto lo regalava. Però vedete voi da casa, mamme, papà, zie, nonne, mai è gettato a vuoto, quindi i vostri nipoti, i vostri figli, anche da piccolini, le immagini, vedete, Damar vedeva queste figure, le immagini sono rimaste, a Giacomo le frasi, Gesù è amore, qual è l'altra frase che ti ricordavi? La mia conversione ha aiutato molto mia madre, mi hanno cambiato, volevo raccontarvi questo così subito, sì? Mi hanno chiamato i miei fratelli, mie sorelle, e mi hanno detto, Damar, vogliamo dirti questo, da quando tu ti sei convertito, la nostra madre, il suo sguardo è cambiato, già non guarda uguale, è più calma, già non litiga con noi, sta sempre calma, sta felice, e ringrazia Dio che le ha fatto tornare suo figlio. Però la cosa più importante è la sua calma, è il suo amore cresciuto, e lei sta serena. Quando le dicono andiamo in chiesa, lei dice no, tranquilli che io parlo con mio figlio di questo. Allora lei ha fatto la preghiera di fede, ha ricevuto Cristo nel suo cuore, il resto lo fa lo Spirito Santo, io voglio stare tranquillo. Amen, amen, amen. Allora, che dice Federica, a me da piccola con gli angeli? Che dici Federica, vuoi intervenire? Sì. È bello questo, perché vi ricordate ognuno e aiuta anche i genitori, nonni, come abbiamo detto, quindi... Che dicevi, Federica? Sì, a me da piccola, perché sono cresciuta, che ho fatto l'asilo e l'elementare in un convento. E
spesso si facevano le recite, no? Per Natale, per Pasqua, e ero molto attratta dagli angeli, dalla figura, ecco, Gesù, dovevamo fare la recita, non so, del presepe, no? E io ero sempre attratta da piccolina da questo. E poi a 15 anni mio nonno è stato il primo che mi ha letto qualche passo della Bibbia, dei Vangeli, e ricordo che nella sua stanza sentivo una presenza di Dio indescrivibile. Lui diceva, ecco, vedi, anche solo che leggiamo la parola di Dio, lui è qui con noi. E là è stato il primo segno. Amen. Amen. Vedi, poi Federica, ovviamente per vari motivi, come abbiamo detto, lei ha subito a 7 anni un abuso sessuale da un uomo, poi è cambiata la direzione, ecco qui che poi il nemico ne ha fatte di ogni, no? Però questi semi, ecco qui, che sono tornati, è stato piantato e dopo si raccoglie. C'è Sara, ciao Sara, che ci dice, anche noi facevamo da piccoline le gare dei versetti, no? Dei versetti biblici. Quindi è molto bello vedere questo. Io questo non lo ricordo, io mi ricordo solamente che cantavo da piccolina in una chiesa, cioè in un collegio di suore, ma il resto non è che mi ricordo granché. Quindi io ancora mi faccio la domanda chi è che ha pregato per me, però c'era stato qualcuno di... dovrò conoscerlo, non lo so, però va bene, gloria a Dio. Allora, innanzitutto grazie Giacomo, veramente grazie, grazie a voi due, grazie per la vostra vita, veramente la benediciamo, e che non so nel prossimo anno, nel 2021, se ci saranno novità per quanto vi riguarda, qualche pargoletto, non lo sappiamo. Io vedo che tua moglie non è ancora molto pronta per fare, non vedo che lei ancora, però sai, siamo qui e sicuramente sarà una cosa meravigliosa, perché vedo Marcello che è rinato nonostante ce n'ha due, e quando sono piccoli c'è tanto lavoro da fare, non dormono la notte, non so che è, che cosa fanno, però è bellissimo tutto questo, è vero, dice, è vero, basta, c'è anche la mia pastora Sabrina che dice, è vero, i semi germogliano se li annaffiano con la preghiera, ecco, perché poi questi semini, poi qualcuno prega ed ecco qui che si raccoglie, e gloria a Dio per questo. Quindi io voglio innanzitutto salutare, prima di salutarvi, perché questa diretta, poi passiamo alla prossima diretta, direttamente al nuovo anno, al 2021, e che quest'anno sia un anno, ovviamente questo passato è passato un anno così da dimenticare, come si dice, beh, per alcune cose da dimenticare, ma sicuramente per quanto ci riguarda, proprio durante la pandemia, il lockdown, è nato il primo video dei Born Again e sono nate queste dirette, e gloria a Dio. Quindi io devo dire che nonostante il nemico ce l'ha messa tutta, Covid contro Covid e via dicendo, però il Signore ha fatto cose grandi e è solo l'inizio, perché nel prossimo anno raccoglieremo molto molto di più. Siamo entrati, è passato il primo anno della decade evangelistica. Satana ce l'ha messa tutta, ma noi abbiamo continuato anche via social a predicare la parola, e quindi non ci ha fermato, anzi ci ha aperto un'altra opportunità di entrare noi nelle case, no? E noi invece dire portare nelle chiese. Quindi, come vediamo, il nostro Signore va oltre, e stiamo solo all'inizio. Quindi il prossimo anno sicuramente succederà qualcosa di potente, perché i ragazzi lo sanno, sono 2 mesi che sento dentro di me che sta per succedere qualcosa di grande. Vediamo, quindi anche noi vi auguriamo e vi benediciamo che questo nuovo anno sia un qualcosa di straordinario, sconvolgente, che ci racconterete, perché noi lo seminiamo e lo profetizziamo sulla vostra vita. C'è Damar, che ve lo dico, io lo coinvolgo sempre, perché Damar è veramente un uomo di preghiera, è un uomo che ama pregare, dovunque va, in qualsiasi posto va, prega. Voglio pregare per te, voglio pregare per te, voglio pregare per te, voglio pregare per te. E quindi non posso non chiudere questa diretta senza lasciargli voce e poter pregare per voi due, innanzitutto, e per pregare per coloro che ci hanno seguito, e per quello che sente Damar, e per il nuovo anno, quello che sente, Damar?
Alleluia. Ti gusta? Volevo chiarire, a me piace moltissimo. Le cose che il Signore mi sta dando ultimamente sono regali proprio troppo. È come quando prendono un bambino e lo riempiono di regali, inizia a aprire uno, mentre che buttano le altre. Così sto ancora aprendo regali da quando sono arrivato qui a Roma. Ed è tremenda questa situazione. Volevo anche dire, no, che non è che sto sempre così come un... Però, no, sei un fuoco. E quando il Signore lo mette nel mio cuore, e per lo che vedo lo mette abbastanza spesso, no? Mette nel mio cuore di pregare. È una delle cose più importanti, diciamo, in queste dirette, che ho imparato tantissime cose. Ho imparato molto di più di quello che la mia mente poteva immaginare. Non lo dico sempre perché non sono molto di parlare così tanto di tutte le cose, ma adesso voglio pregare per il nostro fratello Giacomo e per il nostro fratello Marcello, perché sono due famiglie che sono extra benedette, e il Signore continuerà a riempire la vostra vita di gioia e di unzione santa. Perché questo non finisce qua, questo è un inizio, un nuovo inizio di tante altre cose che Dio farà per mezzo delle vostre famiglie. Grazie Padre Santo di Gloria, ti diamo questa sera e vogliamo ringraziarti per il nostro fratello Giacomo e per il nostro fratello Marcello. Padre, benedice la loro famiglia, la loro vita, conforme alla tua santa e benedetta volontà. Grazie Spirito Santo per darmi questo onore, Padre. Questo onore meraviglioso, come lo è chiedere, intercedere per le persone, Padre. Tu lo hai messo nel mio cuore. La gloria è tua, mio Signore Gesù Cristo. Io so che tu le ami, io sento un amore tremendo per questi tuoi figlioli. E solo quell'amore può venire da te, Signore. Grazie, Padre Santo. E noi le benediciamo di comune accordo nel nome potente di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Siete benedetti, fratelli miei, nel nome di Gesù. E vi voglio bene, sono contentissimo che siete stati qui. Voglio pregare per il nostro Jonathan. Sì, il nostro Jonathan, che queste dirette, grazie a lui, è grazie a lui che le possiamo fare, davvero. Perché anche lui ha una bellissima famiglia e è bellissimo vederlo quando suona con il suo bambino, quello mi fa proprio morire. E voglio pregare anche per te, Nausica, perché questo è un progetto che, come sempre lo dico, è un progetto importante che il Signore ha messo nelle tue mani e tu lo stai condividendo con noi, che è un onore, è meraviglioso farlo. Sempre che ti vedo ti voglio benedire sempre. E poi pregheremo anche per tutto il gruppo di intercessione. Questo progetto è nostro, non è solo mio. Perciò ho detto che tu lo stai condividendo con noi e voglio pregare per la nostra Federica, per Christian, per tutti, perché a me piace. Grazie Padre, perché sei meraviglioso, mio Signore Gesù, ti prego per la mia sorella Nausica, benediscela, Padre, rompe ogni catena del nemico che vuole girare intorno a lei. Padre, sappiamo che lei è una donna benedetta, ma molto sensibile. Signore, falla un po' di roccia, che non sia tanto sensibile e che sappia che lei è una guerriera e che deve guardare te, solo te, per resistere a qualsiasi attacco del nemico. Noi la copriamo con le nostre preghiere, ma chiediamo a te, Spirito Santo, di ungerla con la tua santa unzione, una doppia unzione di te, Padre di Gloria, che la copra completamente, abbracciala, mio Signore Gesù, e che ogni area del suo cuore che si senta vuota, sia tu, Spirito Santo, a riempirla con il tuo amore e la tua santa pace, perché solo tu puoi riempire quelle aree che ancora noi abbiamo vuote. Solo tu, Spirito Santo, ti preghiamo per lei, perché possa tu compiere ancora di più, fino alla fine dei suoi giorni, il proposito che hai per lei e per tante anime che si salveranno attraverso lei, del suo testimonio, della opera che hai messo nelle sue mani. La benediciamo di comune accordo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ricevo nel nome di Gesù. Vogliamo pregare per il nostro Jonathan e per la sua famiglia. Vogliamo ringraziarlo pubblicamente per le cose meravigliose che fa per noi, per come si muove con queste cose della diretta. Vogliamo benedire la sua famiglia, i suoi bambini, vogliamo benedire il suo matrimonio, benedire lui, la sua chiesa, i suoi pastori.
che siano benedetti nel nome di Gesù Cristo. Signore, coprilo, abbondalo di bene, Padre. Che la tua provvidenza sia su di lui in grande maniera, Padre. Così come tu lo dici, che quando una persona ti dà a te, tu non sei debitore di nessuno, Padre. Tu sopreabbondi. E noi ti chiediamo di comune accordo di sopreabbondare nella vita del nostro fratello Jonathan, Padre. Benedicelo di accordo alla tua santa e perfetta volontà nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pregare per il gruppo intercessione, Padre de Gloria, per tutti questi bambini che stanno lì, perché io li chiamo bambini, Padre, e li amo, tu lo sai, Signore Gesù. Io li amo e le benedico nel nome potente di Gesù Cristo e ti chiedo a te, Spirito Santo, tu che sei il nostro guida, il nostro maestro, di guidare questi ragazzi, di toccare il loro cuore, Padre, così come fai con me, come fai con tante altre persone, mette fuoco in quei cuori dei ragazzi, che loro possano sentire la tua potente, amorevole presenza, perché tu sei amore e potenza insieme. Fa sì che loro si innamorino molto più di te, Padre di Gloria, e prendele per mano, perché loro cresceranno in grande maniera. Padre, prepara gli Spirito Santo per quello che dovranno fare un giorno più in là. Vi benedico nel nome potente di Gesù, benedico questa diretta a tutti quelli che stanno là fuori, che stanno guardando questa diretta. Voglio dirti questa sera che Cristo ti ama e che Cristo può fare grandi cose nella tua vita. Non aver paura, non aver paura, perché la cosa più meravigliosa è servire al Signore Gesù Cristo. Apri il tuo cuore a Lui, ricevelo questa sera, ricevelo quando ti pare, mentre dormi, mentre ti svegli. Chiamalo al tuo cuore, apri il tuo cuore a Lui, che Lui possa entrare, come lo dice nella sua parola, che apre la tua porta, così Lui entrerà e cenerà con te. È importante, i tempi stanno finendo, la gente ci dice che noi stiamo fuori di testa, ma a me non mi importa, io ti dico che questo è reale e che è momento che tu ricevi al Re di Re nel tuo cuore, nella tua casa, per te e per la tua famiglia. Prima che finiscano i tempi, io voglio benedirti nel nome di Gesù e incoraggiarti una volta in più per cercare Dio, perché Dio può cambiare tutto nella tua vita, per i tuoi figli, per i tuoi genitori, può fare ogni cosa, perché Lui è il che ci fortifica. Vi benedico a tutti nel nome di Gesù, ancora di più al nostro Marcello, al nostro Giacomo. Un bacio grande. Amen. Ma l'avete visto? Io guardo, no, Damar, guarda, io più ti guardo e più dico, ma vi rendete conto il Signore? Ma guardate, cioè lui è stato un transgender per 27 anni, come una donna, si è drogato, si è prostituito, ne ha fatte di ogni, guardate che cos'è. Guardate, una vita restaurata completamente. Io non avrei detto. Ti amiamo, Damar, veramente, grazie. Veramente, tantissimo. Grazie. Vi amiamo tutti, grazie. Noi ci vediamo, adesso vi fate un capodanno, i botti, iniziamo un nuovo anno, mettete tutte le cose che non, anzi, tutte le sofferenze, le ferite che sono nate in questo anno, cominciate a metterlo tutto sotto la croce, ai piedi del Signore, e non ve lo portate con un nuovo anno, che inizi una nuova stagione. Ah, volevo prima che ce ne andiamo tutti, volevo dire a Marcello e a Giacomo, io vado indietro di voi, avrò 5. Ecco, wow. Tradotto, avrà 5 figli lui, già riparte, l'ha già dichiarato, quindi e noi lo crediamo. Io dichiaro per vedere se arriva, se Dio mi manda una che vuole effettivamente 5, no? Vuole 5 figli, 5 la grazia, e vai, saranno due gemelli di qua, due gemelli di là, e fa subito. Ok, oh, il pastore Peppe Platano, un bacione, ma buon anno a tutti voi, buon 2021, e che inizi veramente con una bomba, e cercate davvero la faccia del Signore. Non iniziamo Amen. L'anno come questo, ma siamo scoppiettanti noi, non i botti che fanno fuori. Fatelo seriamente, facciamolo seriamente, e vedremo quest'anno completamente, e recuperiamo anche quest'altro anno che è passato di cose che non sono state fatte. Grazie Giacomo. Amen. Grazie Floriana. No, sì. Io ti chiamo sempre Floriana. Perché? Ormai sarà tutti la chiamano Floriana. Sarà vostra figlia? Non lo so.
a forza di dirlo. Vi amiamo, grazie, grazie Giacomo, ciao. Grazie davvero. Grazie a voi. Ciao a tutti, benedizioni, shalom, ciao. Un abbraccio. Sonic, man, it's just so bionic. The speed is so melodic. I mean, it's so technotronic. Spaced out in supersonic. Man, it's just so bionic.